Io però volevo fare di più, volevo fare qualche azione. Allora torno da Don Foglia, glielo dico, e Don Foglia, guarda, in quel bar lì c'è un comandante che si chiama Negro, è poi diventato quello della carrozzella, ferito. Vai da lui quando esci e gli dici quello che vuoi fare. Io ho fatto così. E Negro mi dice, ma se vuoi fare delle azioni come dici tu, guarda, c'è un tenente, ti do l'indirizzo, lui agisce per conto suo, non è una brigata, e ti farà fare qualche azione. Io vado subito da questo qui e lui, figurati, non mi conosceva. Dice, ma ci penso. Io vado via e tutti i giorni andavo e lui, ma io non so cosa farti fare. Poi un giorno si è scocciato e ha pensato, io questo l'ho capito dopo, adesso le faccio, le dico di fare una cosa che non può fare, così non viene più perché si vergognano. E mi dice, tu vai al Mancenisio. Ti fermi prima, l'inizio si chiama Gran Scala, no? Il Moncenisio è 2000, dove c'è quel grande lago, adesso non è più italiano, allora era ancora. La Gran Scala è l'inizio del Moncenisio. Alla Gran Scala c'è un enorme piazzale con la contraerea e tu mi segni su un foglio i punti precisi, così faccio bombardare. Dunque, prima della Gran Scala c'è il posto di blocco dei tedeschi. Nessuno passava di lì perché era legato alla Francia. Abitanti lì quasi non esistono perché fa molto freddo, no? C'è solo la gente della Gran Scala dove c'è la centrale elettrica. Io però potevo andare lì perché 3 anni prima avevo insegnato lì. Lì c'era una scuola estiva, d'inverno non esisteva, che durava 2 mesi. Io mi ero diplomata nel 40 ed estate ero andata lì a insegnare. C'era questa centrale enorme e lì dentro c'era l'alloggio del sindaco, del podestà, e l'ufficio del podestà, una piccola aula per gli alunni che erano ben due, l'alloggio di chi lavorava dagli operai della centrale e l'alloggio di queste due famiglie e l'alloggio di una maestra. E io ero diventata amica della figlia del podestà. Le telefono e le dico, erano già passati 3 anni. Fammi passare che io devo venire a trovarti. Subito, bella felice, mi ha aspettata lei. Io sono andata su in bici con uno zaino vuoto per far finta di andare a spasso in montagna. Lì c'erano i tedeschi, lei gli dice, mia amica, poi ritorna indietro, perché sennò era un grane. E allora poi io ho dovuto dirle, guarda che io sono qui per far questo. Ah, sì, ti aiuto. E mi indicava i vari punti, però pensandoci dopo, io non mi ricordo, non abbiamo preso misure. Magari abbiamo messo delle misure. Lì c'era bisogno della distanza, no? Scusa, tu gli hai detto alla fine del podestà che dovevi prendere le postazioni da dire ai partigiani che le avrebbero dette agli inglesi che le Sì, guardavano? E lei tranquilla? sì. Lei era più giovane di me di 3 o 4 anni. Lei era fatta, mi voleva bene lei. Ma non avevi paura che lo dicesse a suo padre, ti venissero a cercare? infatti. Allora, questo io non so, non mi ricordo come l'ho fatto, ma l'ho fatto. Alla fine mi dice, vieni su a salutare mio padre. Questo non mi piaceva tanto. Non ho osato dir di no. Dice, va bene, andiamo. Per salire nell'alloggio si entrava in un. C'era una porta aperta in questa stanza e poi si doveva salire su. Entro in questa stanza, cosa vedo?
mucchi di munizioni. Allora le dico, senti, i partigiani hanno poche armi, quelle poche armi non hanno le munizioni, io le metto nello zaino. E lei, sì dai, faccio la guardia. Adesso a raccontarlo fa ridere, no? Allora io non sono riuscita a riempire lo zaino che a metà pesava già. Allora le dico, senti, non vado più da tuo padre, adesso devo proprio scappare. E lei, sì, sì, vai, vai. E sono scappata. E adesso vi dimostro che fortuna io ho sempre avuto, perché ne ho avute due. Subito quel giorno lì e una dopo, il giorno dopo. Vado in bici giù, che sta roba che mi batteva lì con tutte queste munizioni in disordine, ero tutta piena di lividi dopo. Vado giù, arrivo su, attraverso, volevo portarli subito. Arrivo a Foresto. Dopo Foresto c'era una curva che andava a Bussoleno. Io andavo forte in bici. Faccio la curva, posto di blocco tedesco, mamma mia. Non potevo tornare indietro perché mi vedevano, mi sparavano. Ho detto, va, pazienza. Era messo in... Vai. No, 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 perfetto. Però ti volevo chiedere, ma di solito cosa succedeva a posto di blocco? Mi facevano la perquisizione? Te lo sto dicendo. Io andavo avanti e mi dicevo, l'ho messo in conto anche di andare all'altro mondo, è arrivato il momento. Vado avanti, intanto vedevo un tedesco sulla strada che fermava qualcuno e qualcuno lo lasciava andare. Dietro ce n'erano due che perquisivano e io pensavo con sto zaino, gli vado davanti, gli sorrido e lui mi fa segno di andare. Io piano piano vado via fino alla prossima curva, poi via di corsa. Prima fortuna. Il giorno dopo dovevo andare a Torino. Questa è una cosa stranissima perché durante la resistenza non sono mai andata a Torino e non mi ricordo perché quel giorno lì sono andata. Ad ogni modo ho preso il treno e sono andata. Verso sera ritorno in treno e a piedi andavo verso la mia camera. Era già imbrunire, un po' non proprio buio. Si apre una porta, esce una donna che non conoscevo, mi corre incontro, vada via, scappi, scappi, non venga, non vada a casa. Facciamo, cosa succede? I tedeschi hanno riempito Susa, la cercano dappertutto. La mia amica lassù, mio padre l'aveva fatta parlare, no? Allora io le dico, ma senta, sono già andati dove dormo? Sì, sì, non sono riusciti a aprire, ma sono andati. Ma se sono andati, io posso andare, non vengono più. E quella, insomma, mi ha fatto pena lei, ho dovuto andare via. E mi è venuto in mente che c'era il direttore di un calzificio, un po' più giù della stazione, che mi aveva detto, se hai bisogno di qualcosa, vieni da me. E io sono andata da lui, era già notte quando sono andata a schiacciare il campanello. Lui viene, dice, guarda, mi cercano. Lo so, vieni, vieni. Mi porta in un sotterraneo, che freddo. Che freddo che avevo. Era estate, eh? Era luglio. Mi ha dato un materasso e due coperte. Ho avuto tanto di quel freddo, non sono riuscita a dormire. Alle 4:30 arriva la guardia, il guardiano, mi dice devo andare via perché alle 5 arrivano gli operai. La bici non l'avevo. Allora ho detto qui vado a piedi, vado là nella brigata partigiana, erano chilometri, eh. Ho fatto tutto a piedi, sono arrivata là, che era mezzogiorno, pensa che fatica, eh? Ma io quel periodo lì la fatica. Vado là in brigata, trovo il comandante, si chiama Guido, gli ho detto Guido
m'hanno cercata. Bene, rimani con noi e infatti dove mi riconoscono partigiana è proprio da quel giorno lì, prima non conta niente. Ma quindi scusa, con lo zaino tu sei andata dal tenente a portargli le informazioni? Non dal, no, del tenente gli ho dato, non gliel'ho fatto vedere lo zaino al tenente. Tanto lui era sul primo piano, gli ho dato, lì è stato anche bello perché entro, gli ho detto, le porto quello che ha chiesto. Lui è stato sterefatto, non mi ha detto niente, io via di corsa. E da lì non vi siete più visti? Non so neanche che fine. No, ho saputo che quando il giorno dopo è scappato perché ha, ha avuto paura che mi prendessero e che parlassi. E dove è andata a finire? Ah, non lo so, non ho più saputo niente. E quello zaino pieno di munizioni? Subito quel giorno lì l'ho dato. Sono andata solo, l'ho consegnato, poi sono tornata a casa e poi il mattino sono partita per Torino. Sei andata alla borgata, quella lì che dicevi, da... A Chianocco. Era contenti? Poi non è che risolvesse il problema, fai presto le munizioni a partire. E ti hanno chiesto se le come le avevi recuperate? Sì, gli ho parlato un po', ma lì non si facevano tante storie, non è che ti chiedessero tante cose, portavi, era brava. No. Quando sono arrivata lì a Chianocco, questo sarebbe stato bello. Ho visto i tedeschi che erano andati su in montagna, che stavano scappando tutti, tutti giù di corsa, e uno è arrivato addirittura che aveva perso i pantaloni. E ci sono state tante risate per quello. Perché i partigiani lassù, che armi non ne avevano, quando hanno saputo che i tedeschi salivano, hanno incominciato a far rotolare giù tutte le pietre, anche quelle grosse così, tutte, tutte. E tutti questi tedeschi, che per quello ha perso i pantaloni. E io sono arrivata proprio in quel momento lì.